siamo ancora qui, con più speranza che paura. Buon pomeriggio amici, vogliamo concludere questa settimana con tanti sorrisi e tanta allegria. Saranno con noi Marco e Chicco che ci presenteranno un ospite di fama internazionale. Poi parleremo delle regole del bon ton, cosa fare e cosa non fare quando si è ospiti a casa di qualcuno. La nostra insostituibile astrologa Mirella Stazzi sarà in studio per farci l'oroscopo del fine settimana. E con il giornalista del Meteo One, Domenico Grimaldi, cercheremo di capire se questa primavera tarderà ancora ad arrivare. E come tutti i giorni, la nostra Mary De Gennaro cucinerà con un bravissimo chef. Buon pomeriggio, Michele. Buon pomeriggio a tutti voi. Oggi c'è andata di lusso, come dice Michele, perché non è soltanto bravo, è anche molto bello. Ed è Daniele Caldarulo. Ben ritrovata, Mary. Grazie. Tutto bene? Benissimo. Ma sei diventato più alto? Ho cambiato scarpa, quindi okay. Allora è un po' più alta. Prepariamo due ricette buone, attenzione. Sì. Due ricette molto interessanti. La prima è un finger food a base di pesce, quindi andremo a fare delle alici croccanti, quindi in crosta di pan grattato, con una maionese alla rapa rossa. Invece la seconda ricetta andremo a rivisitare, ma non a modificare, volevo puntualizzare questo piccolo dettaglio, la famosa tiella di patate, riso e cozze. Quindi la seconda ricetta sarà un risotto patate e cozze. L'ha detto bene, patate, riso e cozze e non riso, patate e cozze. Questo è l'ordine giusto. Quindi ci sarà un grande classico e un finger. Tutto questo poi è da abbinare al cocktail che ci preparerà un bravissimo bartender. Lui è Andrea Salamida, lo vediamo tra poco. Nel frattempo vedo già Michele al salotto con quei due furbetti che conosco. Infatti Mary, come ogni venerdì ci hanno raggiunto Marco e Chicco e la nostra astrologa Mirella Stazzi. Benvenuta. Grazie, Mirella. Grazie Michele, buon pomeriggio a tutti, a tutti i telespettatori. Bene, allora iniziamo a parlare di astri, vogliamo sapere come sarà questo weekend da un punto di vista astrologico, certo. E poi parleremo anche del meteo più avanti, no? Con te. Ma cominciamo con il segno del leone, che è il segno di Marco. Eccomi. Eccoci qua, una grande sfida in questa primavera. Ci sono questioni... Sfida. Io l'ho capito. Non la sfiga, ma la sfida per il leone nelle questioni ovviamente professionali. Cari leone, abbiamo tanti pianeti in Capricorno in questo momento, quindi questa primavera sta iniziando per voi come una sorta di braccio di ferro. Ci sono questioni che vanno risolte, soprattutto in questa parte di aprile, per quanto riguarda il vostro lavoro. Non è negativo quello che vi sto dicendo, assolutamente, perché il leone comunque ha bisogno di avere un obiettivo da raggiungere, una sfida da ottenere, e in questo momento c'è la possibilità davvero nel vostro lavoro di farvi spazio, anche a costo magari un pochino di sgomitare nelle questioni professionali. Saturno è, lo sappiamo, nel segno del Capricorno, ve l'ho detto, Marte è anche, quindi grande forza nelle collaborazioni, grande grinta, questioni legali che piano piano si potranno risolvere. Adesso però è il momento un pochino anche di contenervi nelle spese e in amore anche di essere più presenti, perché questo sarà un weekend abbastanza particolare. La luna domani e la giornata di domenica sarà nel segno incendiario dell'Ariete. Avete voglia di stare in famiglia, ma avete voglia anche di avere uno spazio vostro, perché troppe persone in questo momento stanno pretendendo qualcosa da voi. Bravo Mire, assai. È vero. Sì, stanno tutti a pressione, sei bravo. Siete pressati. Ma che io uno sono, quelli mi vedono grosso e chiedono. C'hai problemi con l'avvocato, bravo. Non mi dici niente. Se succede? No, legali non vuol dire per forza. Vuol dire Equitalia anche. Assolutamente, anche questioni burocratiche. Il leone si trova invischiato in alcuni contesti che vorrebbe risolvere subito in questo momento, e magari invece ancora è un pochino frenato. Però, dicevo, il weekend è davvero positivo, l'amore continua, Mercurio è strepitoso nel segno dell'Ariete, la luna sarà in Ariete sabato e domenica, voglia di passionalità, di stare con le persone giuste. Ma mia moglie mi ha proposto di andare a San Giovanni Rotondo. Vedi, no, non sto scherzando. Con l'avvocato, sabato, tutti veramente. E tre. Vedi, può essere. Passiamo al segno di Chicco, che è il segno di Chicco, l'acquario, che poi è l'opposto, ovviamente. Che è anche, scusa, il segno di Mary. E del nostro chef, Daniele Caldarulo. Io dicevo che tu ce l'avevi qualcosa di Caldarulo. Tutti acquario molto diversi, ovviamente. L'acquario finalmente in questo momento è alle prese con qualcosa in amore da decidere. Ci sono questioni affettive da prendere
come dire, una posizione. Venere è in quadratura nel segno del Toro e batte sui sentimenti, sulla continuità delle relazioni, ma soprattutto anche vi dà una grande ambizione per quanto riguarda la vostra professione. Tanto è stato già fatto, cari Acquario, nell'ultimo periodo. Urano è ancora molto bello nel segno dell'Ariete, per cui vi dà la spinta per andare oltre, per organizzare al meglio il vostro lavoro. Importante è però sapersi circondare dalle persone giuste, perché spesso vi siete sentiti nell'ultimo periodo traditi da alcune conoscenze. Scusa, no, non mi riferisco da alcune conoscenze, mica siamo conoscenti. Ma quella è la quadratura, ecco il dolore che sentivo qua, che ogni tanto sbatte, può essere. È la quadratura vostra. Continua a mirare. Assolutamente, però adesso è un momento di crescita, come vi dicevo, professionale, e di rivedere alcune questioni però davvero lavorative, perché è vero, Mercurio è ancora favorevole, molto bello nel segno dell'Ariete, domani sarà una giornata interessante, se dovete comunicare qualcosa in famiglia, se dovete magari anche chiarire con un amico, con una persona che ha mostrato a voi la sua ostilità. E l'Acquario davvero in questa primavera può fare tantissimo per se stesso e per le persone appunto che gli sono vicine, ma deve un pochino ridimensionare quello che sono le ambizioni e quello che desidera fare. Però c'è anche la possibilità di nuovi amori per coloro che sono single o per coloro che stanno cercando in questo momento. Come, scusa? Non è il caso suo. Non è il caso suo, magari. È fidanzatissimo, Chicco. Non è che dobbiamo... Volevo vedere, Mirella, scusami. Sì. Zona cucina, vediamo che facce fanno i due. Per capire anche che dicono. So perché voi siete single, vedere. Quindi... Non so se tu vuoi completare, che intanto digliele tutte a quelli dell'Acquario. No, ma l'Acquario è un segno che mi è simpaticissimo, assolutamente, perché sono molto versatili, sono molto curiosi e sono anche molto attenti e molto perfezionisti. Vero. Come vi dicevo, forse è questo perfezionismo, ora che un pochino sta pesando nel rapporto anche affettivo, c'è una scelta da compiere. Questa è la verità, siete sani. Magari di un rapporto affettivo che ha fatto il suo corso, questa sarà una domenica e un weekend in cui prenderete alcune decisioni, o meglio staccherete proprio la spina. Domenica sera interessante se volete uscire per le amicizie. Contenete le spese, in questo momento sono state tantissime nell'ultimo periodo, l'Acquario deve riprendere un pochino quota. No, io non ho capito se ha accesso al mio conto bancario, perché ogni volta c'ha ragione. Okay, io contenete le spese. Cioè, brividi, perché contenete le spese. Sì, perché azzecchi, Mirella, questo è il problema. Ci prende sempre. Zona cucina, vediamo che reazioni finali. Come gli acquari di là come reagiscono. È che la decisione io l'ho già presa. Ah, vedi, Mary dice che l'ha già presa. Non vi dico cosa. Vabbè, allora non è vabbè. Che lancio la pietra. Aspetta, guarda, Caldarulo non batte ciglio. No, Caldarulo. Devo dire che comunque ha indovinato, in parte ha indovinato. Ma il periodo è buono, quello che volevo accennare, non è un periodo negativo, è un periodo complesso per i rapporti interpersonali, quello magari sì. Ecco. Allora, coraggio, è incoraggiante tutto questo. Assolutamente sì, perché comunque l'Acquario è molto elettrico quando poi prende delle decisioni, va dritto verso una strada, appena intrapreso ovviamente una decisione, questo è il momento di scrollarvi di dosso le persone o le cose che non vi interessano più. Ok, e adesso io, Mirella, che dici se parliamo del segno dello scorpione, che è anche il segno di Mirella. Esatto, lo scorpione, avete Giove carissimi nel segno, carissimi. Voi appartenenti allo scorpione, in questo momento però Venere è in opposizione, quindi fate pace un attimo con i vostri sentimenti, fate pace con quelle che sono le vostre esigenze affettive, c'è bisogno adesso di recuperare soprattutto in famiglia una bella intimità, perché spesso vi siete isolati magari per una questione professionale, siete stati molto presi da alcune vicende lavorative, quindi lo scorpione adesso un pochino deve recuperare quell'affettività, quell'intimità con la persona del vostro cuore, perché poi cosa succede? Tentate poi di altre strade, ecco, prima di intraprendere altre strade, perché uno scorpione non soddisfatto è uno scorpione assai pericoloso, sarebbe meglio in libera uscita.
vita, sarebbe meglio invece in questo momento, soprattutto in questo weekend davvero favorevole per l'amore, cioè oggi una bellissima luna nel segno dei pesci, il passaggio successivo in ariete vi porterà grande considerazione in famiglia e negli affetti, parlare chiaro. Quindi bisognerà in questo momento essere seduttivi al punto giusto, capire che ci sono delle cose che vanno fatte con il tempo da un punto di vista lavorativo, siete sulla cresta dell'onda, ma dovete crederci, cari Scorpione, e soprattutto buttare un po' quei musi lunghi, perché non servono a nessuno, siete talmente solari, talmente belli, che c'è bisogno di stare su con l'umore. Ragazzi, sono su una nuvola adesso. Seduttivo, ti vogliamo seduttivo. Grande lo Mirella. Lo Scorpione è seduttivo, uno dei segni più seduttivi forse, poi l'uomo dello zodiaco. Anche Mirella. Sì, a me piace questo fatto che quelli che giustamente fanno l'oroscopo sono anche il loro oroscopo. Ma da sola lo Scorpio ti sei mai detta vincerai al Super Enalotto? No, non si può. Ma funziona così. Non funziona così. No. Mannaggia. Bisogna fare altre lezioni. Esatto. Le riprenderemo tra poco. Bene. Per sapere cosa dicono gli altri segni e gli altri astri. Mary, dalle tue parti che si dice? Tutto bene, è l'ora del drink e oggi ce lo prepara, come ho detto all'inizio, il nostro Andrea Salamida. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio Andrea. Qual è il tiro? Eccoli qua. Si parla di drink, come il caso sui maccheroni. Venerdì, inizia il weekend, drink. Sì. Dai, fate tutto voi, io facciamo intanto assaggio noi, facciamo alla fine. Tutto noi. Allora, bene. Andrea, che cosa mi fai preparare oggi? Oh. Andiamo a Cuba, innanzitutto. Che bello. È stato bello, Andrea. È stato un piacere, andiamo a Cuba. Prepareremo un drink degli anni 30 che si chiama El Presidente, però quella di oggi è una variante. Questo drink nasce per essere dedicato appunto al presidente dell'epoca. Ah, che era? Ricordiamo. García Miau. García Miau. Non è molto facile da pronunciare. García, tu sei sicuro che si chiama così? Più o meno. Perché andiamo a controllare. Vedi se allontani l'alcol da sì, Salamida. Perché secondo me ha già bevuto e l'ha chiamato García. Quante volte hai provato sto cocktail? Questo... Miau, non l'avevo mai sentito. Allora, il drink di oggi si chiamerà Vicepresidente. Proprio perché è questa variante del El Presidente. È giusto. È un drink molto particolare perché sarà un drink affumicato. Un drink smoker. Smoker, vicepresidente. Comunque, prima di passare, diciamo, a vedere come lo fa il nostro Andrea, mandiamo la grafica per vedere tutti i vari. La grafica! Tutto. Eccola qua. Allora, è il vicepresidente. Rum bianco 3CL, rum scuro 3CL, sempre. Vermouth bianco extra dry 1,5 CL. Che vuoi? Poi 1,5. Granatina, sempre 1,5 CL. Camomilla romana. Proprio romana, romana. Ok. QB e poi Macis QB. Il Macis, che cos'è il Macis? Allora, iniziamo appunto con l'affumicatura e spiegare che cos'è il Macis. Il Macis è l'involucro della noce moscata. Si chiama Macis? Si chiama Macis, infatti l'odore è di Macis. È di noce moscata. È vero, è di noce moscata. Non è che mi devi vincolare, mi chiedevo di un'altra cosa e mi dai già la risposta. Cioè, però da di noce moscata. Aspetta che questo momento mi piace. Ma questo lo devo fare anch'io dopo. Se vuoi, sì. Ma che c'è scritto? Macis Sri Lanka. Dello Sri Lanka. Ah, arriva dallo Sri Lanka. Iniziamo con la tecnica di affumicatura. Vabbè, e fino a qua. Vedi, devo prendere un estintore, stiamo tranquilli. No, dovete stare tranquilli. Tranquillo. Questa è pietra lavica, giusto? Meri, metti la mano, Meri. Non ti preoccupare. Che stai facendo? Ah, si appoggia il bicchiere, si sposta. L'importante è che il bicchiere sia molto freddo, così il fumo rimane, aderisce alle pareti. Ah, ok, perfetto. Fantastico. Allora, prodotto alcolico, il nostro rum scuro, 3CL. Che profumo, da casa non lo potete sentire, ma qui... Sai che profumo è? Profumo è profumo di pasquetta. Sì, bravo. Quando fai la carne... Quando hai sbagliato ad accendere la... Vedi? Quindi, rum bianco, 3CL, 3CL. Perfetto. Mi ricordo. Ce li abbiamo. E poi passiamo al vermouth. Quindi com'è che si chiamava il presidente? Il presidente, questo è il vicepresidente. Okay. Ma il presidente si chiamava... García Miau. Vabbè. Io non è che mi fidi tanto di Andrea, però andremo a verificare. Scriverà l'associazione cubana. Sì, Buenos días, miau, miau. Cioè, giustamente era... Poi passiamo... Vermouth bianco extra dry. 1,5. Granatina. Granatina è lo sciroppo di melograno. Ci sarà la nostra parte dolce. Si chiama granatina. Sì, granadine. Granadine, ok. Me lo dici tu. 1,5, perfetto, ci siamo. Adesso aggiungiamo un po' di ice. Quanto? A piacere. QB, anche quello. QB. Poco sopra il prodotto alcolico. Poco sopra. Come mia nonna diceva, poco sopra. Poco sopra, bravo, infatti.
E il vicepresidente del Consiglio è molto alcolico questo. È un drink molto alcolico, infatti, perché l'unica parte analcolica è lo sciroppo di granatina. E se no, miau, come lo giustamente. Dici? Infatti. Cioè, prima diceva, bevi e poi fai miau. Aveva un cognome reale, però poi sempre ubriaco diceva sì, miau. Quindi lo misceliamo grazie diamo al nostro diluizione. Cucchiaino lungo, chiamato anche... Come si chiama? Il... Bar Spoon. No, perché Marco non se lo ricordava. No, Bar Spoon non mi entra male. Senti, a me cucchiaino lungo. Cioè... Occasioni per bere questo cocktail? Quando... Dopo cena. Comunque cena. È molto, molto alcolico. Sì, quindi, abbiamo affumicato il nostro bicchiere. Oh, avete visto da casa il fumo? Come... Sì, sì. Ah, quanto fumo. E poi ghiaccio. Un altro po' di ghiaccio. Ancora ghiaccio. Infatti, avevo dimenticato, avevi messo quello lì da parte. Scusate, ma sì, è arrivato qui. Sì. No, ma infatti sono curioso di vedere adesso quello all'interno del cocktail come viene il sapore. E sta è con forte... cubetto ad Andrea. Fai, fare, non si può perché questo ragazzi. Non si prende con le mani. Poi prendiamo giusto. Il microfono. Prendiamo il nostro strainer. E versiamo. Eccolo qua. Le gesonfè. Lo devo rifare anch'io, posso farlo veloce? Ah no, la buccia. Zest di arancia. Il zest, no, la buccia. La scorza. La scorza. Bravo. Sì. Oli essenziali. Facciamo girare intorno al bicchiere, questo ormai l'ho imparato. Sì. Questa cosa qua. Ok. Serviamo il nostro wow, presidente. Cioè, bellissimo. Ehi, carino. Quello lì l'abbiamo adesso, lo devo fare io adesso. Ah, sì. Ok, perfetto. Quindi lo devo rifare io o no? Cioè, lo assaggiamo. Posso assaggiarlo? Bene, tu vuoi assaggiarlo? Aspetta che è alcolico. E così mi dici... Com'è? Io mi fido di te, lo sai. Buono. Buono, molto buono. Però non fai miau. Molto miau. Ti viene dopo due secondi, tipo sindrome di Tourette. Riesci? Assaggia, vai. No, che quella fa pure bau. No, aspetta. Bau, miau. Beh, com'è, Mary? Com'è? Mary, ma non hai trovato niente. Non devi spostare il naso, l'arancia, cioè. Aspetta. È più fa, non arriva, c'è cioè, il naso, ho capito. Allora, no, giusto, è il ghiaccio. Hai il ghiaccio. Il naso alla greca. Miau. No. Miau, subito lei, vai, vedi? Ah, tocca a me. È buono, è veramente buono. Sì, sto fatto che ci tocchiamo le labbra tutti qua. Vabbè, dai. Quindi. Per berlo con la cannuccia, diciamo. Voglio capire una cosa. Quindi. Ecco, l'herpes, è uscito l'herpes, io lo sapevo. Se stasera veniamo. Comunque è buono, comunque è buono. Sì, molto buono. Non bere pure tu, basta. Veramente stiamo a fare una cosa. Quindi, se stasera veniamo. Andiamo in un locale e chiediamo mi scusi il vicepresidente, un attimo glielo chiamo, cioè, sì, è la risposta che dobbiamo sì, dire non lo sanno fare perché l'ho inventato. Facciamo un applauso ad bravo, Andrea Salandina. Bravo Andrea, grazie per essere stato con noi. Grazie. Bravo. Allora bravo. Adesso mettiamoci i fornelli io e te Daniele, ci facciamo il primo finger, sì, l'abbiamo sì, detto all'inizio, lo ricordiamo. Mm-hmm. Allora sarà? Facciamo il primo finger che non è altro che sono delle alici croccanti, passati nell'uovo, pangrattato e fritte, quindi un finger food a base di pesce. Mm-hmm. Il tutto verrà accompagnato con una maionese al succo di rapa rossa. Questo lo possiamo abbinare a El Presidente, il drink che ha preparato Andrea? Sì, lo possiamo abbinare anche perché comunque insomma è un finger food a base di pesce, penso che si sposa anche molto bene, anche la affumicatura è una tecnica molto interessante sì, che utilizziamo anche noi in cucina, quindi quello sì, perfetto. Infatti non sapevo che fosse sì. Insomma, utilizzata nel mondo del drink. Anche, oggi c'è questa interessante, fusione. Interessante, una bella fusion qui in cucina. Una bella fusion. Allora, tutti gli ingredienti e le dosi sì, che occorrono per preparare questo finger e poi lo facciamo insieme, sarà anche molto semplice. Vediamo la nostra pagina grafica, eccola qui che arriva. Allora, per queste alici croccanti con maionese alla rapa rossa occorrono 12 alici spinate, 2 uova, 400 g di pangrattato, 20 g di semi di sesamo nero, della farina, 300 g di maionese, poi una rapa rossa precotta e 1 litro di olio extravergine d'oliva. Questo naturalmente per friggere. Per friggere l'olio, per okay, friggere. Allora, sono okay, spinate. Ok, allora, noi abbiamo precedentemente preso le alici fresche, le abbiamo comunque aperte e spinate, quindi sì, abbiamo tolto praticamente la lisca centrale e la testa e abbiamo lasciato la coda, no? Okay. Che comunque ci servirà per tenere uniti i due filetti, perché se noi dovessimo togliere anche questa parte finale, poi i due filetti praticamente si separano, quindi non va assolutamente bene. Sì, poi in cottura, poi ad alte cottura temperature può perfetto, ma interessa avere comunque una bella farfalla, ecco, diciamo così, aperta farfalla. Va bene. Allora, noi qui abbiamo della farina, cosa facciamo? Procediamo subito con le alici, quindi le andiamo a passare leggermente in farina. Impaniamo. Nella farina. La farina ci serve semplicemente per far assorbire un po' questa umidità
che solitamente si presenta sull'alimento. Quindi in questo caso noi abbiamo delle alici. Possiamo spinarli anche noi da casa oppure lo dobbiamo far fare dal nostro pescivendolo di fiducia? Possiamo anche spinare noi da casa, però oggi gran parte dei pescivendoli comunque offrono questo tipo di servizio, no? Quindi che sono già spinati? Sono già spinati. Sai che da tanto che non vado in piazza io a comprare del pesce. Tu li compri già pronte, vero? Sì. Sì, perché la pasta di la compri pronta. No, devo dire che questa settimana ho preparato il salmone al forno. Ah, bene. Che è una delle uniche cose che so fare. Un po' di aglio, un po' di prezzemolo, delle fettine di limone e poi termoventilato a 180 gradi. Ho fatto bene? No, bene, benissimo. Però ho dimenticato di mettere il sale perché io mangio dolce. Ah, a proposito, come dobbiamo regolarci quando prepariamo, non so, del pesce? Anche in questo caso gli alici impanati con il sale. Li dobbiamo salare poi dopo, durante la cottura? Allora, ci sono diverse correnti, di pensiero. Mm. Per esempio, in questo caso tu hai parlato di salmone. Sì. Il salmone comunque non ha una notevole sapidità già di suo, no, in natura, quindi di conseguenza preferisco salarlo leggermente prima per conferire un po' di sapidità ad un pesce che comunque non è il massimo a livello di sapidità. Sì. Quindi preferisco alici... salarle prima e dopo. Io invece le alici in questo caso è un prodotto che è già sapido di suo, quindi leggermente dopo, a fine cottura, un po' di sale comunque non guasta. Pizzichino. Un pizzichino. Ok. Allora, procediamo con l'impanatura. Sta a noi decidere se panarli una volta, se vogliamo una panatura leggera, oppure se vogliamo una panatura leggermente più spessa. Se la vogliamo un po' più spessa, la dobbiamo semplicemente passare per due volte nel pan grattato. Ah. Quindi ripetiamo questa operazione. Quindi farina, pan grattato, uovo e pan grattato. Okay. Tu lo fai due volte? Allora, dipende un po' dalle situazioni. Quali sarebbero le situazioni? Le situazioni sono che eventualmente se ho un banchetto, per esempio, ho tanti ospiti a casa, ora giustamente parlo da ristoratore, quindi su un banchetto ho tanti ospiti a casa, la cosa che quanti faccio quanti ospiti comunque... possiamo avere a casa? Beh, sei, a volte dipende, 10. Il giorno di Capodanno, la vigilia di Capodanno, sono tutti a casa, 25-30 persone arriva. Quindi quando abbiamo un numero abbastanza elevato di ospiti, il consiglio che io do è quello di passarli due volte. Perché? Ah, perché? Perché passandoli due volte, noi fino a quando riusciamo a friggere tutte 30-40 alici, diciamo perché il numero giustamente è maggiore rispetto alle 2-3 porzioni che stiamo facendo oggi, riusciamo a garantire una certa croccantezza del prodotto per tutti i commensali. Quindi questo è un invece io avevo pensato il contrario, li passiamo una volta perché c'è tanta gente a pranzo, quindi per velocizzare facciamo una cosa rapida. Sul piano della mancanza del tempo. Ma noi siamo donne che lavoriamo, non abbiamo tempo. Pronto, mai. Piuttosto ho imparato a fare quattro cose, faccio sempre le stesse, quindi buonanotte, però le faccio io. Ma il salmone l'hai comprato già pronto, lo hai semplicemente riscaldato nel forno di casa? Me l'ha tagliato il pescivendolo e poi l'ho cotto io in forno. Ah, ok, ma quanto ci vuole? Niente, 20 minuti, 25 minuti? Sì, solitamente per quanto riguarda il salmone si tende un po' a cuocerlo tanto. Si è affezionato al mio salmone caldarulo. Sì, sai perché? Perché piace anche a me il salmone. Ah sì? Piace tanto. Dai, ti invito a casa e te lo preparo. Certo, perché tu mi fai volentieri. Le alici? Io faccio le alici e tu prepari il salmone. Molto bene, affare fatto. Senti, a proposito, giusto per continuare su questa frittura, perché è interessante, insomma, friggere è una vera e propria arte, perché comunque la frittura cambia anche il sapore poi del contenuto, in questo caso degli alici. Sì. Come dobbiamo friggere? Ho visto che lui ha scelto olio extravergine d'oliva. Sì, allora, perché? L'olio extravergine d'oliva, no, ha una buona struttura organolettica, l'olio extravergine d'oliva, a differenza degli altri oli. Sì. Ha un punto di fumo decisamente più alto rispetto a un olio di semi, di arachidi o di girasole. Tant'è vero che comunque l'olio extravergine d'oliva ha un punto di fumo che si aggira intorno ai 180 gradi. E il punto di fumo è quel punto in cui l'olio praticamente subisce delle modifiche dal punto di vista molecolare e anche strutturale. Questa modifica non fa altro che creare comunque delle sostanze tossiche, nocive per il nostro organismo. Quindi è preferibile comunque utilizzare un olio che abbia un punto di fumo decisamente più alto rispetto agli altri. Quindi in questo caso l'olio extravergine d'oliva è perfetto da quel punto di vista, proprio per evitare problematiche che tutti quanti noi ben sappiamo. Quindi la formazione della acrolina, che è una sostanza tossica che per il nostro organismo non va assolutamente bene. Allora, per la frittura di pesce, olio extravergine d'oliva e siamo al sicuro. Bene, una cosa molto importante. Ma ora, deve essere bollente? Allora, ora l'olio è un po' freddino, in effetti ora lo facciamo, sì, perché praticamente è ancora un po' freddino. L'olio deve stare a 180 gradi. Mm-hmm. Come facciamo a vedere se l'olio comunque è arrivato a temperatura? O acquistiamo una sonda laser e rileviamo la temperatura dell'olio. Chi se la compra la sonda laser? O una
la sonda laser oppure ci sono comunque, lo so, perfetto, una oppure, gran bella domanda. Oppure dai, un'altra tecnica più casereccia, semplice. Niente, il termometro per avere la perfezione. Ci vuole un termometro. Quello che usiamo ci sono dei termometri. No. Sì, no, ci sono dei termometri simili, come se fosse del tipo penna, no? Che si mettono all'interno dei liquidi, in questo caso l'olio, e andiamo a rilevare comunque la temperatura. Quanto deve segnare il termometro? 175-180 gradi per l'olio. Ricordiamocelo, 175/180. Deve essere preriscaldato, naturalmente, allora, l'olio. Cioè, quando dobbiamo calare la nostra alicetta impanata? Quando ha raggiunto la temperatura. Tutte le cotture che noi dobbiamo fare, comunque, dobbiamo sempre preriscaldare o il forno o, in questo caso, l'olio in cui andremo a friggere. Ok, benissimo. Quanto tempo più o meno dobbiamo di frittura abbiamo circa 3-4 minuti, non tanto, perché 3-4? Comunque le alici sono un prodotto molto, molto delicato, non necessitano di tantissima e poi frittura. Li dobbiamo assorbire con della carta? Subito dopo andiamo a tamponare con della carta assorbente per alimenti, in questo caso, e poi li andremo a servire con la nostra crema. Eh sì, con una maionese a base di rapa rossa. Tra poco ci dici come la prepariamo questa maionese. Anche questa è anche un po' la tecnica di confezionamento e di presentazione, che è anche molto simpatica. Quella è importantissima, poi fatta da un bravissimo chef come Daniele, non ce la dobbiamo perdere assolutamente. Vedo già Marco e Chicco al salotto, che combinate? Bravo, no, niente. Stavamo parlando così. Chi è Gianmarco? Chi è già detto? Vedo già Marco e Chicco. Vedo già Marco. Ah, ho capito, vabbè. Marco, comunque, il cocktail me ne potevi lasciare un po'? Cioè, non è che ti devi frecare ogni volta? No, perché è una volta tanto che l'ho fatto bene il cocktail, me lo so bevuto io. Ma se l'ha fatto tutto Andrea, non hai fatto niente. Ah, l'ha fatto Andrea? Vabbè, no, fa dimenticare. Ti comunque, da quanto tempo noi veniamo qua a buon pomeriggio? Un annetto, né? Oh, ok. È da un sacco di tempo che non facciamo più gli scherzi telefonici, che quelli piacciono a mia madre, Marco, che ci vede alla televisione. No, ti ho detto di no. Quando li imparerai... No, non si possono fare. Facciamo scherzi, guarda, casualmente, vedi? Non mi va, dai. Fai due scherzi telefonici. Allora, facciamo così, siccome sei... Però mi devi seguire. Uguale a quelli che... Quali vuoi fare? Scegli tu. Fai quelli con i cognomi strani, buffi. Cognome buffo, bravo. Politici. Ai politici? Vai. Squilla. Vai. Politici? Sì. È lui. Vai. È pronto Casala Russa? Sì. Ma insomma, vogliamo smettere di far casino che sono le 3 di notte e basta! Perché sta a far casino? Mi piace la russa, le 3 di pomeriggio, di notte, non si capisce. È un genio sei un genio. Cognome buffo e fai lo scherzo. Vai, chiama un altro. Cognome buffo. Sempre politici. Sei sempre politici. Squilla. Va. Pronto Casa Casini? Ma insomma vogliamo smettere di fare casini alle 3 di pomeriggio? Casini. Sei un genio. Cognome buffo, te ne ho fatti due per fare. Cognome buffo scherzo. Dai zi. Un cognome buffo. È libero. Politico. Pronto? Casa Salvini? Insomma, vogliamo finire che sono le 3 di pomeriggio? Ma che c'entra? Che cognome buffo è? Non c'entra niente. Vabbè, comunque è un condominio di merda. Vabbè, quello sì, però lascia stare. Allora, evitiamo i politici. Allora, se non li so fare, allora falli tu. Ho capito, allora facciamo uno semplice. Non è che mi suggerisci cognome buffo, che è difficile. Allora, falli tu. Facciamo una signora a casa. Fai tu. Una signora a casa. Una signora a casa. A caso o a casa? A caso a casa. A casa di casa? Sì. Squilla. È pronto? Sì, salve signora, buon pomeriggio. Vogliamo farle un'offerta imperdibile. Team Tribù, parli e navighi a 0 euro e in omaggio le diamo anche la tenda di toro seduto. Tribù, la tenda. Hai visto che hai capito? Sei un genio. Lo devi fare uguale. Allora, hai capito? Team Tribù, parli e navighi a 0 euro e in omaggio la... Questa chiama. Squilla. Buon pomeriggio signora, sono Marco, in che cosa posso essere utile? Cretino, devi fare tu lo scherzo alla signora. Ah, io ho chiamato? Sì, ah, okay. Vai. Buon pomeriggio signora, senta, le vamo a fare un'offerta signora, sì, siamo della Omnitel signora. Non esiste la Vodafone. Vabbè signora, uguale, della Vodafone, senta signora, allora praticamente vamo a fare un'offerta signora, noi le portiamo due prodotti, uno in omaggio e l'altro lo paga signora. Che cos'è, stai a vendere i detersivi, non funziona così. No, allora signora, li devi pagare tutti e due signora. No, non li devi pagare, non è così, l'offerta. Allora signora, quelli li paghi, però vi regaliamo pur lo stendino signora. Che stendino, non abbiamo stendino. Allora signora, no lo stendino signora, le mollette, le regaliamo le mollette. E vuoi regalare una cosa alla signora, no, che c'ha la voce sintetica? Non si regala niente, dobbiamo fare lo scherzo, Team Tribù, parli e navighi a 0 euro. Hai capito? Navighi. Allora, niente, signora, praticamente... Allora, no, signora, non mi deve stressare, che io già ho i problemi miei, signora, sì. Allora, praticamente,
Lei deve navigare, signora. Deve navigare, signora. Scusa, ma come funziona questa offerta? Team Tribù. Parli e navighi a 0 euro. Cioè? Le chiamate illimitate e c'hai pure internet gratis quanto vuoi. Ma bravi? Sì. Allora la faccio io, scusa se conviene così. Ma sei cretino, è uno scherzo. Se ma fa lo scherzo, la signora, non è vera. Non si fanno questi scherzi in periodi di crisi. Io ci credo, capito? Ma non devi essere così. Ma stai facendo uno scherzo, sei cattivo, vai. Deve navigare, signora. Bravo, navigare. Sì. Che ne so io dove vuole navigare? Che ne so, fatti una crociera, signore. No, sì, non fatti fare. Mediterraneo. Ma è bello. Io preferisco Cuba, signore. Sì. Dove stava il presidente Miao? Sì. Sì. Navigare. Navigare, non il presidente. Sì, signore. Miao. Marco. Vabbè, che cos'è? Navigare. Ah, navigare. Con la rete, con la rete. Allora, col signora, cellulare. Noi le diamo pure un pescare in omaggio, signora. Sì. Deve navigare, signore. Navigare quanti nodi fa? Quanti nodi fa? Signora, se la pieghi bene la rete, pure 0 nodi. Marco, devi chiudere con una battuta, era uno scherzo. Allora, signora, sta un italiano, un francese e un inglese che vanno all'hotel. Ma che bene, cosa vieni succede? Tu, per favore, non si può fare uno scherzo male, con questo. Meno male, ma come dobbiamo fare non con lo questo so ragazzo? Come si può fare, vi non lo so, presento Lia Serra. Ciao, ciao. Benvenuta. Io sono Pippo, il cretino. Noi ci siamo già presentati, accomodati. È arrivato un momento molto importante. Lei è una wedding planner e oggi, innanzitutto, sei benvenuta. Benvenuta, buon pomeriggio. Grazie. Oggi ci spiegherà le regole del bon ton. Oh, vedi? L'arte del ricevere, l'arte delle buone maniere quando si è a tavola. Ho venduto il peschereccio. Brava, hai fatto bene. No, è che c'è Lia Serra. Marco, piacere. Marco, come si chiama? Lia. Ciao Lia. Ciao Lia. Allora Marco. Lia, spiegaci subito come dobbiamo comportarci quando si è ospiti a casa di qualcuno. Oh. Prima regola di bon ton, attenzione. Bene? Sì. Bene? Con questi due, guarda, ho un po' di terrore. Tranquilla. No, dico. Insegnaci un buon po', meglio. È tutto, da capire, sì, per loro. Sicuramente dobbiamo innanzitutto capire che tipo di invito è, se è un invito informale che appunto è stato fatto con una telefonata, ci possiamo presentarci con graditissimo un mazzo di fiori, diciamo che non è proprio... Cioè dipende dall'invito, da come si riceve l'invito, sia certo, attraverso un messaggino, attraverso una telefonata oppure un invito cartaceo? Sì, perché dipende, la telefonata la può fare l'amico, è più informale. Un invito un po' più importante. E quindi porti i fiori. E quindi portiamo i fiori. I fiori sono sempre ben graditi, ecco. O meglio, cioè sì, sono sempre ben graditi, è anche il miglior modo di presentarsi. Il vino o i dolci è preferibile di no, cioè il galateo non prevede che si... No cibo e no beverage. No, perché potrebbero... interferire con il menù che è stato preparato appunto dai padroni di casa. Certo. Quindi non cibo se non richiesto, nel senso se io vengo invitata da una mia amica, nella telefonata potrò chiedere posso portare qualcosa da poter mangiare? Esatto. In quel caso sì, altrimenti va benissimo un mazzo di fiori piuttosto che un pacco di cioccolatini da gustare dopo cena. Piuttosto quindi che... con i fiori diciamo che non si sbaglia con mai. I fiori non si sbaglia. Quindi non posso riciclare la bottiglia di amaro che non è aperta ancora a casa, no, dall'83. In realtà no. Sì, l'amaro sì. Ah, perché l'amaro sì, perché lo bevono tutti bene o male. Non è quello il motivo. L'amaro sì, perché non va ad interferire nel menù che è stato ideato dagli ospiti, dai padroni di casa. Qualcosa che sì, si può perché io potrei presentarmi a casa di un amico con la bottiglia di vino rosso e magari lui ha ideato una cena a base pesce. Di pesce e si sente costretta a doverlo aprire. Esatto. È giusto. Allora è vero, ci mettiamo a tavola. Ci mettiamo a tavola adesso. Esempio, Lia, sì, domanda mia, che cosa non si deve fare? Partiamo da quello che dobbiamo evitare. Secondo te, quando si è a tavola, tipo il tovagliolo dove si mette, dove non si mette? Il tovagliolo è sempre a sinistra. Aprire sì, chi sì, apre le danze è sicuramente la padrona di casa. Ah, quindi che fai il ballo di gruppo a fare. Non in quel senso, apre nel senso da inizio a. Inizia la cena o al pranzo, okay. Di gruppo poi dopo. Siamo qui per imparare. Ma che si è preso? Non lo so, il è quella la telefonata di prima, sì, può essere. Quindi tovagliolo a sinistra. Tovagliolo a sinistra, la padrona di casa lo spiega e lo appoggia sulle sue gambe. Dopodiché possiamo iniziare la cena. Ah, lo spiega, dice questo è il tovagliolo.
Ah, e vedi? Adesso... no, cretino. E lo appoggia sulle... Mi hai tolto le parole di bocca. Lo appoggia sulle gambe, quindi si può appoggiare, si può tenere sulle gambe. Assolutamente. Perché non l'hai mai fatto. Sì, però stiamo imparando uno alle volte, alle... non sa come si... su tutte e due le Lia, gambe. Ma è vero che non si dice buon appetito? No. No, non si dice. Ma mi sta cadendo un mito. No. Io lo dico sempre, e poi c'è anche la risposta. Buon appetito, piatto pulito. È vero. Ogni volta. Sì, questo sì, piatto pulito sì. Hai visto? Piatto quindi, pulito sì. Piatto pulito sì, ma non buon appetito. Sì, esatto. No, ah. E che vuol dire piatto pulito, pulito sì? Non si lascia mai nulla nel piatto. Ah, okay, ecco, vedi? Pensavo si dicesse piatto pulito. No, no, certo. Un, due, tre stella? Sì, facciamo i giochi per il mini club. Siamo partiti dal buon ton di Marco e Chicco per imparare. Ma mi sa tanto che la signorina qui di fianco anche tanto da... Quindi si finisce allora, tutto per educazione. No, io prendo appunti perché non che mia suocera mi invita, così non sbaglio, perché domenica. Altra cosa importante, certo, per esempio, vai. Quando siamo tutti a tavola, uh-huh, ricevo il piatto, posso iniziare a mangiare, aspetto che tutti siano stati serviti, come funziona? Diciamo che è cosa gradita, aspettare che tutti siano stati serviti e per cui iniziare il pranzo o la cena. Sì. Però io sto pensando adesso, arriva il piatto a tutti quanti, si siedono tutti quanti, viene spontaneo. Beh, non si può dire buon appetito. Beh, aspettiamo i padroni di casa. Se vai padroni di casa, inizia a mangiare, tutti iniziano a mangiare. Sì. Okay. Poi c'è sempre, ci sono diverse scuole di pensiero su come prendere i cibi. Cioè tutti i cibi vanno... così presi con le posate oppure alcuni con le mani, per esempio delle focaccine, del pane? Ma non si potrebbe pensare altrimenti, cioè non si può prendere il pane con una forchetta, no, il pane va preso con le mani, sì. In realtà il pane nel, diciamo che anche il galateo è cambiato, si è modernizzato per fortuna, per cui prima il pane veniva appoggiato direttamente sulla tovaglia perché implicava la tovaglia pulitissima, certo. Adesso si usa il piattino più per una questione di decoro, prima si usava solo se la tovaglia era sporca, per cui il pane si prende con le mani, si spezza a piccoli pezzi e si porta alla bocca. Ok, ok. Vedi? Questo anche succede per esempio per le cozze. Le cozze si prendono con le mani, si spezzano. Esatto, si prendono con le mani e poi con la forchettina, nel caso delle ostriche, quella a tre adatta, si porta alla bocca. Vedi? Cioè non si fa come fai tu di solito la sorta. No, non si può fare. Capito quello? No, non si. In tutto questo, quali sono gli errori più gravi che solitamente commettiamo a tavola? Quelli più comuni, facciamo così. Gli errori più comuni forse sicuramente guardare nel piatto degli altri. Questa cosa cioè, mi si ha finito di mangiare, cioè, in che senso? Non ha mangiato oppure, nulla. Esatto, oppure chiedere per quale motivo non sta finendo. E sicuramente non è elegante non finire, però se qualcuno non finisce di mangiare tutto, non glielo tutto, chiediamo il motivo. Quindi non devo fare come a mia madre. Sì, che cosa fa? Quindi non ti piace? Quindi non ti piace. E dalle sette che sto cucinando, lei non ti piace, inizia a piangere. Lui sei a casa, le regole di bontà. Allora Lia, grazie per essere stata con noi, ma torni poi più tardi perché abbiamo delle altre regole importantissime di bontone, ma soprattutto tra poco vi daremo una notizia esclusiva, una notizia dell'ultima ora, mi raccomando, tutto questo tra pochi minuti, restate con noi. Dimmelo allora. È venerdì. Yeah.